È un piacere conoscere Fabrizio Fondacci, direttore di gara delle Svolte di Popoli. È un'istituzione, no? Primo anno da ispettore, questa è la sesta edizione da direttore di gara. Confermo questi dati che sono ormai scritti negli annuali, ma no, diciamo che abbiamo iniziato a vivere insieme, ma sicuramente questa gara, come si è già detto nella conferenza stampa, è una gara che vive da 2 anni, quindi diciamo stiamo facendo il secondo anno di battesimo. Perché sicuramente con la nuova generazione, con i nuovi ragazzi delle svolte, quelli delle svolte dove io ho preso uno a uno e ho detto ragazzi questa è la vostra gara e bisogna che ve la portate avanti. Questo è successo, io sicuramente sono contento di questa iniziativa perché va lodata e sicuramente va premiata, come già ho detto al nostro presidente dell'Automobile Club, in altre sedi dove contano sicuramente vanno premiati e noi ce la metteremo tutta per far sì che la gara si svolga nel miglior modo e attenzionata nella gestione nel miglior modo possibile. Sono 167 concorrenti, spettacolo garantito, questo è poco ma sicuro. Direi è un palco di primo ordine, quindi è un palco di primo ordine con vetture sicuramente potenti, vetture che partecipano al campionato italiano per le varie classi, piloti che partecipano al campionato italiano della montagna, piloti che hanno una provata esperienza anche in campo internazionale, quindi io direi che è un palcoscenico dove raramente si vedono questi piloti se non nella prova del campionato. Abbiamo notato poi tra i concorrenti anche Serafino Ghizzoni, ex rugbista. Beh sì, Serafino è un'istituzione, poi lui è di L'Aquila, quindi è una gara di casa, ma soprattutto io direi che alla partecipazione di Zardo, che è in questo momento il lead per l'assegnazione del titolo massimo del campionato italiano, che è in secondo assoluto, quindi dietro al Sardo Magliona, che si sono riavvicendati 2 weekend fa ad Arieti, ma soprattutto ce ne sono tantissimi di gente, abbiamo anche il presidente della Ferrari Club Italia, il senatore Gibino con la Ferrari 458, il Racing Start di primo ordine con piloti che partecipano al campionato. Grandissima qualità. Io direi che nelle sue pochi ma buoni, nel senso che sono numeri ragionevoli, ma soprattutto anche l'associazione delle auto storiche che dà sicuramente pregio a questa manifestazione, ma soprattutto non tanto all'organizzazione ma per gli spettatori, che sarà direi un'esposizione, un archivio di vetture dove addirittura il presidente mi raccontava c'è una vettura che ha vinto anche nel 1937, quindi la Parma Berceto, che era una classica delle salite degli anni 30. Per me le Svolte di Popoli, è anche confrontandomi con i piloti, sicuramente è un tracciato per piloti, non un tracciato per gente, certo. Perché si va a casa con un cestino di minuti, come dicono in gergo. Da Popoli a Monza manca pochissimo. Ma sì, diciamo siamo a un mese, siamo un mese, tra un mese abbiamo già le prove libere nello stesso giorno, quindi direi che per me è passione, io riesco a tirar via questo vestito da professionista sempre, ma soprattutto appassionato di gare di auto, e questo sicuramente per me è divertimento, piacere, e sicuramente come tale con i ragazzi delle svolte mi trovo in casa e di conseguenza vorrei dargli la mia passione, la mia esperienza da 30 anni nei campi di gara a livello internazionale, e questo mi fa molto piacere. Non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso in conclusione, direttore del Gran Premio di Monza. È stato un piacere. Grazie. Conoscerla, in bocca al lupo per tutto. Crepi.